Allora, piatto vegetariano oggi e che dire, approfitto e lo mangio pure io. Buono, eh? Buono. Ciao amici, oggi il mio protagonista è il feta, ma non perché io sia diventata, no, è solamente perché mio figlio mangia solo queste cose e quindi mi devo inventare ogni giorno qualcosa. Allora, ho preso del feta DOP, ok? L'ho asciugato un po', io ci vado a fare dei taglietti. Perché entri un po' il condimento senza romperlo. Ok. Dopodiché ci vado a mettere sopra del pepe. Non sale perché è molto salato, eh. Ok. Del pepe e una bella irrorata d'olio. Ecco, così messo io lo vado semplicemente a mettere nel forno. Per circa finché fa la doratura sopra, insomma. Ok, bene. Fatto questo, ho preparato delle zucchine a filetti che poi andrò ad aggiungere quando mancheranno circa 10 minuti alla cottura. Allora, in queste zucchine, ovviamente ci vado a mettere il sale, così intanto prendono un po' sempre del pepe. Ok, olio. Ok, regolatevi, questi sono circa 2 cucchiai da quello così. Poi io ci vado a mettere in mezzo per dare un equilibrio, diciamo, nutrizionale, sali minerali, eccetera. Vado a... guardate, solamente sono 10 pistacchi sono. Però potete comprare anche quelle bustine di granella di pistacchio che costano 99 centesimi, insomma, tanto ne servono pochi. Io ce li avevo in casa perché, come dico, o se no potete sostituirli anche con le mandorle, che alla fine devono essere un po' grossolani, ecco. Così. Ok. Insomma, questo mi pare un cimice, mi pare. Non si taglia. Eccolo qua. Ecco, un po' così grossolana. Ok, e poi ho preso delle albicocche secche, cioè le ho prese, le avevo a casa. Comunque voi le vado a fare a listelle. Allora, comunque, per finire, diciamo, questo piatto potete sostituire ovviamente la frutta secca con altra frutta secca, no? Per esempio, non so se avete le noci, ci stanno bene anche le prugne secche, se ce le avete, ci sta bene, insomma, anche altre cose. Io faccio con quello che ho in casa cercando di equilibrare sia il sapore che sinceramente i valori nutrizionali perché non è semplice. Io non so se qualcuno di voi è vegetariano, cioè io mangio pochissima carne, ma perché non mi piace, insomma. Però se uno mangia totalmente così, bisogna inventare ogni giorno, ma anche insomma stare attenti che non manchino i nutrienti nelle cose. Poi io ho cucinato a parte del riso rosso, ok? E accompagnerò insomma questo piatto con del riso rosso. Ok, preso questo, lo vado a mettere con le zucchine, ok? Lo mescolo un pochettino così e lo lascio qua insaporire. Se vi fa piacere, potete aggiungere una scorzettina di limone
che non guasta. Io invece alla fine ci andrò a mettere un po' di glassa d'aceto per contrastare un po', insomma, il dolce. D'accordo? Allora io adesso questi le lascio qua e attendo il mio feta Ecco dorato. qua, L'ho tirato fuori dal forno, quindi circa ci ho messo una ventina di minuti. Si è dorato il feta e si sono cucinate le zucchine con i pistacchi e si sono anche un po' dorate le albicocche. Ecco qua, allora io adesso lo vado a mettere nel piatto. Mio figlio ci tiene anche all'estetica e quindi cercherò di fare una cosa carina. Non sono molto brava in questa cosa, ma ci provo. Allora, per prima cosa ho messo del riso rosso come base, così. Ok. Poi prendo metà del feta, tanto sicuramente se ne mangia due, vabbè. Ma lui prima di mangiare questa cosa mangia prima, si fa una tisana, poi mangia un frutto, così insomma un po' di cose, no? E poi ci vado a mettere le verdurine intorno per fare anche un po' di colore. Ecco qua, magari non lo so. Questa è proprio anche l'unica tagliata male ho messo sopra. Vabbè. Ok, così qualche albicocca. Ok, e se riesco a prendere le granella di pistacchi. Ecco, si è un po' sparsa. Così, e poi ho pensato anche che potrei mettere per renderlo un po' più acido, poter mettere della salsa della glassa di balsamico e quindi però la vado a mettere intorno in modo che se vuole poi insomma se la sì, insomma si vada ad intingere le cose. Ecco, un goccetto anche qua. Un goccetto ancora di olio e come si dice in francese, voilà, il piatto è pronto. Spero vi sia piaciuto, gustoso, gustoso, equilibrato, equilibrato. Con tutto ciò non sono diventata chissà cosa, sono piatti che io devo cucinare anche spesso, ma li propongo un po' meno. Questa volta, insomma, ho deciso invece di condividerlo con voi e quindi spero in mega like. Like, spero in questi mega like. Spero che qualcun altro si iscriva al mio canale e soprattutto che continuate a seguirmi, iscritti o non iscritti. Seguitemi, seguitemi, che mi fate compagnia. Ciao ragazzi, alla prossima.